Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, e si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero?» Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato.» Parola del Signore. Voi lo sapete, cari amici, che quando apriamo la Sacra Scrittura, il Vangelo in modo particolare, noi non apriamo un quotidiano, non apriamo un libro di cronaca, di storia. Quello che gli evangelisti, quante volte ce lo siamo detti, ma è buona cosa tenerlo presente, altrimenti salta fuori che Gesù guariva chi voleva Lui. La lebbra è una malattia che purtroppo abita ancora il nostro secolo, eppure tanti lebbrosi non guariscono. E quindi salta fuori un Gesù che fa un po' di preferenze di persone. Quando invece Luca ci racconta questo evento, perché io possa coglierlo come occasione, io che vivo dove non c'è la lebbra, dove ho tante comodità, ma possa vivere questo evento lasciandomi appunto illuminare, guidare, scuotere se necessario. Quindi non un fatto di cronaca, ma un fatto di vita, una lezione di vita. Andiamo per ordine. Gesù si sta incamminando verso Gerusalemme. Sappiamo perché sta andando a Gerusalemme. Non prende nessuna scorciatoia, pur di arrivare all'obiettivo grande di manifestarci quanto è immenso l'amore di Dio Padre che Lui ci ha manifestato sulla croce con la sua resurrezione. L'evangelista Luca dice: passava tra i villaggi, perché Gesù non evita, Gesù non sta a fianco, Gesù entra, vuole incontrare la nostra vita, entra nei villaggi dove ci sono le nostre storie, e le nostre storie raccontano di noi, fatte di cose belle, di meno belle, di momenti sereni e di momenti invece a volte più faticosi. E mentre entra nella nostra storia, noi sentiamo che Gesù entra nei villaggi, certo che sarà entrato nei vari villaggi della Palestina, ma in quel villaggio ci sono dentro io, ci sei dentro tu. Mentre attraversa la Samaria e la Galilea, ecco 10 lebbrosi, 10 come le dita della mano, 10, quasi a dirci che in quel paese erano tutti lebbrosi, tutti. E sappiamo che in quei 10 ce n'è uno, un samaritano. Ma che ci fa un samaritano con gli ebrei, che quando gli ebrei vedono i samaritani addirittura sputano per terra, da tanto fanno ribrezzo? Ma quando si è avvolti dalla malattia, anche i muri che noi sappiamo creare si sgretolano. Ci sono questi 10 lebbrosi, 10 maledetti, perché la lebbra veniva giudicata così dai rabbini.
Ed essendo maledetti da Dio, non potevano avere contatti con le persone normali, non potevano abitare i luoghi di culto, dovevano vestirsi in un modo particolare, così ci racconta il libro del Levitico, e addirittura quando qualcuno di sano si avvicinava a loro dovevano gridare immondo, immondo, cioè sono sporco, ma non vedi che sono sporco? Sapete, è vero, cos'è la lebbra? La lebbra è quando pezzi del tuo corpo si staccano. Noi facciamo di fretta a dire la lebbra, ma la lebbra è quella malattia che pian piano ti prende le orecchie, la punta del naso, le dita, il sangue non scorre più, si va incontro alla necrosi e pian piano tu perdi pezzi del tuo corpo. Questa è la lebbra. La lebbra è quella malattia che non ti fa più sentire il caldo nel freddo. La lebbra è quella malattia che se uno ti dà una carezza non percepisci più il tatto e se uno ti dà uno schiaffo non senti più il dolore. Diventi una persona insensibile. Potrei fermarmi qui. 10 lebbrosi, Gesù entra nel mio villaggio, nella mia storia, e la lebbra mi ricorda che, beh, io questa sera indosso i paramenti liturgici, voi siete vestiti bene, ma mi ricorda che forse la mia vita va a pezzi. Mi ricorda che forse anch'io sto diventando insensibile. Mi ricorda che forse anch'io vado a braccetto con la morte. La lebbra era l'altro volto, il secondo volto della morte. Ma vediamo cosa succede. Succede che questi 10 lebbrosi non gridano impuro, sporco, sono sporco. Incontrano Gesù, che lo chiamano maestro. Probabilmente avevano sentito che questo maestro parlava di Dio in un modo particolare. Loro che venivano guardati dagli altri con questo occhio negativo di giudizio, loro che venivano visti come i maledetti, chiedono pietà. Cioè chiedono uno sguardo nuovo sulla loro condizione umana. Gesù, maestro, non dicono guariscici, non lo dicono, gli dicono almeno tu guardaci in un modo diverso, almeno tu non farci sentire maledetti, sporchi, almeno tu. E di fronte a questa miseria, subito, dice l'Evangelista Luca, subito Gesù si fermò, li guardò e gli disse: andate dai sacerdoti. Sembra una risposta fuori luogo. Signore, digli almeno ciao, chiedigli come si chiamano. Eppure il Signore li invia. E sapete cosa fanno questi 10? Questi 10 non stanno lì a dire: ma perché dovremmo andare ai sacerdoti? Era una normativa della legge ebraica. Quando uno aveva un tumore alla pelle o aveva un po' di eritema, eccetera, eccetera, erano i sacerdoti che dovevano garantire la guarigione, perché così quel lebbroso poteva essere riammesso nell'assetto sociale. Questi non aspettano di essere guariti, si mettono in cammino, cioè si fidano. Non è che sta lì a dire: ma vediamo se sto qui ci guarisce, poi se ci guarisce, dopo, se siamo guariti, andiamo dai sacerdoti. Sarebbe una cosa logica. E invece loro no. Probabilmente si sono davvero sentiti guardati in un modo diverso. Certo, hanno avuto una risposta un po' particolare, ma di fronte a quello sguardo, di fronte a quella parola, di fronte a quell'atteggiamento, loro, gli insensibili, incontrano qualcuno che è sensibile alla loro storia, che gli dice di andare dal sacerdote, e loro ci vanno, si mettono in cammino, non si piangono addosso, non si chiudono in loro stessi, camminano. E mentre camminano, vengono purificati. Mentre camminano, sulla lunghezza d'onda di quell'invito del maestro. Mi fermo un attimino, perché quando commento con voi questa parola, a me questa parola interpella.
Io, lebbroso, io che a volte perdo i pezzi della mia vita, io che faccio fatica a volte a usare bene il cuore e scopro di essere insensibile, io che cerco di pregare tutti i giorni, che ho l'onore di presiedere questo momento di preghiera, io mi fido della parola di Gesù. Anche quando lui apparentemente ci dice delle cose che, ma perché quelli là dovevano andare dai sacerdoti? Non erano ancora guariti, eppure ci vanno. Io sono in cammino, sulla strada del Vangelo. Quella parola che ci ha ricordato l'Apostolo Paolo non è incatenata. Iniziava così la seconda lettura. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, perché corriamo il rischio di dimenticarcelo, corriamo addirittura il rischio che nel nostro cammino di fede, nella nostra vita spirituale, perdiamo i pezzi, e il primo pezzo che possiamo perdere, guarda caso, è proprio Gesù. Perché? Perché l'importante è non far del male a nessuno, perché abbiamo ancora questa visione della religione cristiana sotto l'ombrello della morale, dell'etica, del fare i bravi, del fare i santarellini. E perdiamo i pezzi. E allora la fede non dice più niente alla nostra vita, celebrare la fede come questa sera non ti cambia la vita, anzi magari qualche volta può diventare un peso, educhiamo i nostri ragazzi a non venire più qui, alla scuola della vita, li portiamo ad altre scuole che magari sono importanti. Perdiamo il pezzo che è Gesù. Ma cosa può succedere ancora, cari fratelli? Può succedere che questi 10 partono, vanno, si fidano, si mettono in cammino e a un certo punto scoprono che la loro vita è cambiata, che il loro corpo è ritornato come quello di un giovinetto, ce l'ha ricordato la prima lettura. 10. L'umanità intera. 9 di questi continuano dritti per il loro sentiero. Vanno dal sacerdote. A loro interessa, contenti sicuramente di essere guariti, avranno anche fatto festa, ma loro sono orientati a dire faccio quello che fanno tutti o quello che dovrebbero fan tutti. Uno su 10, la percentuale è un po' poca, 1 su 10, vedendosi guarito, quindi sentendosi amato, torna indietro, il verbo della conversione. Perché quando uno si sente amato, inventa la vita. Quando uno profondamente si sente amato sa stupirsi, quando uno si sente amato sa andare controcorrente, quando uno si sente amato, anche se ci chiamano bigotti o gente che perde tempo a correre dietro a un rabbì che non risolve i problemi del mondo, il tempo lo trova e si sente affascinato in questo rapporto. Questo qui era un samaritano, uno straniero. Vedete, una volta guariti si ricreano le differenze. I 9 ebrei che vanno dal sacerdote per ubbidire alla Torah e questo qui, questo figlio di Cani, così li chiamavano i samaritani, invece canta l'amore, torna dal Signore, torna e canta la gloria di Dio. Cos'è la gloria di Dio? Il Signore è potente, che è capace di togliere la lebbra? No, la gloria di Dio, dice Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, quel samaritano ha scoperto di essere un uomo vivente, cioè un uomo amato. Ecco perché Gesù alla fine di quell'incontro gli dirà non solo sei stato purificato come gli altri, ma tu sei salvato. La tua fede ti ha salvato. Sapete cosa vuol dire? Tu hai scoperto che nella vita c'è un'unica cosa per cui vivere, l'amore. Gli altri sono andati dietro alla Torah, alla legge, sono i cristiani della domenica, del cartellino timbrato, così almeno il Signore non mi manda giù il mal di denti. Gli altri sono quei cristiani che cercano di fare i bravini a casa loro, poi di quello che succede in paese o nel mondo, chi se ne frega, ma l'importante è che nel mio... Gli altri sono quei cristiani che stanno lì a guardare il passaggio del tempo, ma che non si sentono responsabili. Gli altri sono quei cristiani che hanno perso Gesù Cristo, che hanno perso Dio.
Gli altri sono quei cristiani che portano avanti una tradizione senza cuore. Invece questo samaritano, chiediamolo al Signore di diventare un po' come lui, stupito di essere guarito, incomincia ad andare controcorrente. Incomincia a dire al Signore grazie. Che bella questa parola, grazie. Quando un uomo scopre di essere profondamente uomo, quando ha la salute, guardate, ci sono delle persone che esplodono di salute, esplodono di bellezza, esplodono in ricchezza, ma sono infelici dentro, perché non sanno riconoscere, riconoscenza, grazie, essere riconoscenti. È tutto un dono. Il mondo è un dono e noi stiamo rendendo lebbroso questo mondo. Le relazioni sono un dono e noi stiamo rendendo lebbrose anche le relazioni. Il cibo dovrebbe essere buono, eppure è lebbroso anche quello perché contaminato come l'aria, come l'acqua. Se invece io so riconoscere che la casa del mondo è un dono, la tratterò bene. Se io riconosco che mia moglie e mio marito è un dono, lo tratterò bene. Se riconosco che i ragazzi sono un dono, li tratterò bene. Se la mia vita è un dono, la tratterò bene. Se sapremo dire grazie. E invece il problema è che ci sentiamo un po' tutti padroni, di tutto e di tutti. E allora andiamo avanti, perché si è sempre fatto così, perché sono abituato così. E abbiamo poco coraggio nel convertirci, nel tornare indietro. Quando ero piccolo le suore mi avevano educato e continuo a farlo, appena alzato. Vi ricordate la bella preghiera del mattino e della sera? Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi pensato, creato, voluto. Chiediamo la grazia al Signore di diventare un po' più riconoscenti per tutto quello che abbiamo e cambieremo il mondo anche con la nostra fede, perché è la nostra fede che ci salva.